da un disk computer. Chissà cosa sta succedendo. Vabbè, io contemporaneamente registro anche. Aspetta che ho muto un po' di persone. Un muto. Ciao Alexander. Ciao, ciao. Ciao Alexander, come stai? Ciao Luca, Muto. bene, dai, bene, bene, Bene. voi? Tutto bene, grazie. Sì. Si Sì, lavora da abbastanza remoto, bene. come dicevo prima. C'è una persona Immagino. che si chiama Più. Vabbè, aspettiamo che si presenti. Grandioso più. Eh sì. Basta solo che faccia C di nome e siamo a posto. Sì. Ma come va da voi, Alexander? La situazione è abbastanza difficile perché vabbè, i colleghi fuori, i taxi sono completamente fermi e iniziano proprio a sclerare mentalmente. Stanno andando via di testa. Immagino. Non ti dico cosa significa stare nelle chat WhatsApp dei tassisti. No, non so immaginare. Però invece per quanto mi riguarda riesco comunque a portare avanti tutta l'attività di Uptaxi, quindi Ok. Buono. non mi lamento personalmente. Io invece, come ti dicevo Luca, una tragedia da casa, lavoro troppo, lavoro troppo, perché al lavoro magari ti fermano, ti fanno chiacchierare un po', ti fermi, parli con un collega, scambi due cose. A casa, Sì, zero. Zero No, non ho. ma infatti questa cosa l'ho notata anch'io comunque, cioè mi loggo proprio più ore rispetto a prima, non hai quei momenti di svago, boh, a me preferisco andare in ufficio, guarda, se devo dirla tutta. È più difficile staccare, sei sempre nello Sì. stesso ambiente, quindi è tutto un continuo. Sì, è vero. Sì, vi Eccolo, ecco confermo chi che è era più. esattamente così. Ciao ragazzi, sono più. Ecco chi era più. Ah, Ecco. sei più. Allora, io qua stavo per fare un figurone. Aspetta, che come cacchio Che faccio? prima lo sistemo e poi vi dico perché. Storia di pacchetti. Oh, Maurilio Colombo. Ciao. Ah, vi conoscete? No. Ah, no. Welcomeavo l'unico che non conosco in questo momento. Sì, io mi sa che sono un po' un intruso, nel senso che, da quanto ho capito, voi lavorate nell'ambito comunque sviluppo software, cose di questo tipo. Sì. Ecco, io no. No, nel senso che da un po' di anni faccio siti a livello, diciamo, quasi amatoriale con un CMS, Joomla, e però da un po' di tempo sono un po' interessato al discorso JoomStack. Quindi Gatsby, cose di questo tipo, ma non ci capisco ancora un tubo. Ho visto il vostro meetup, spero di capirci qualcosa. Beh, se, comunque se non tienici come riferimenti, se hai bisogno di qualcos'altro, noi ci ritroveremo. Tra l'altro l'argomento Jamstack lo abbiamo ripreso più volte perché è un percorso che stiamo facendo tutti quanti un po' insieme per il Jamstack, quindi vai tranquillo. Adesso è un'introduzione. È un peccato che ti sia perso le puntate precedenti, ma ne faremo altre. Non vi conoscevo ancora. Beh, diciamo che noi fino adesso ci siamo. Ah, giusto. Allora, composer. No, noi siamo una realtà. Ci troviamo a Rovigo di solito, siamo una realtà locale. Quindi aspetta che muto un po' di gente. Un muto? No, questo qui si è mutato da solo. Sì, Alex. anch'io mi muterò da solo perché ho il bimbo qui che Sì, no, potrebbe. ma io prima, quando inizio, adesso tra qualche minuto inizio e vi Certo. e, insomma, ci mettiamo in mute e vi racconto un po' la cosa di stasera. No, noi di solito siamo una realtà, Salve. ciao, ciao Alessandro, Ciao. locale, ecco, siamo PUC di Rovigo e ci troviamo di solito in una scuola materna qua, da qua da noi, mia moglie ci lavora, quindi ci prestano l'aula e ci troviamo Molto lì di solito. scusate. E adesso ci troviamo online, ovviamente, perché con il problema del Certo. coronavirus, diciamo che c'è il vantaggio che si riesce a raggiungere più persone, si riesce a conoscere anche qualcosa, qualcuno di più.
Certo, ma fate anche qualcosa per beginner? Beh, sì, dopo dipende un po' cosa intendi per beginner, però siamo tutti abbastanza disomogenei come preparazione, quindi... cioè, sentiti libero di fare le domande che ti chiedi. Va bene, grazie. Bellissimo. Tra l'altro, che bello che ci sei anche tu, Alexander. Grazie, Pietro. Vediamo se riesco anche a farmi vedere. Allora, credo che ci siamo tutti, anzi, siamo di più di quelli che pensavo. Marco? Scusa? Marco Sottana, ti ricordi? Sì. No, ma c'è? Sì, ci sono. Sott, Marco Sott. Ah, eccolo qua, scusate. Siamo nel giù. Ecco, adesso non ti vedo. Allora, io stavo per fare un figurone, nel senso che ho preparato tutte quante i miei sorgentini, la chiamate, la macchina, il resto, e non avevo Node installato. Ok. Fantastico. Infatti ho sentito prima un composer. Sì, no, beh, quello era per i sorgenti. Okay. Allora, Dave c'è? Ci siamo tutti, possiamo iniziare? Proviamo la manina in su? Mm-hmm. Anzi, yes. Facciamo, cioè, yes e no. Ah, scusate. Allora, visto che siamo tutti, vi dico come si svolge. Allora, su Zoom avete nell'elenco dei partecipanti, in basso, una piccola barretta in cui potete mettere sì, no, vai più veloce, vai più lento, e ci sono anche una serie di altre piccole icone in cui c'è pausa caffè, ho bisogno di una pausa, ho capito, non ho capito. E una volta c'era anche mani alzata, invece qua c'è applauso. Non c'è per... Allora, tu sei host e quindi non ce l'hai tu, mano alzata ce l'abbiamo noi. Ok, ce l'avete noi voi, perfetto. Quindi se voi avete le mani, alzate tutti quanti la mano se mi sentite e se siete presenti. Almeno ok, non c'è bisogno che parliate. Francesco mi sente, Vianez si è mutato da solo. Dovrei avervi mutati tutti, comunque siamo talmente pochi che non credo ci saranno problemi. Mi ero mutato. Eri mutato. Come un adesso Pokémon. Mi sono smutato. Allora. Buonasera. Salve. Riusciamo a essere tre Alessandri anche in questo gruppo, però. guarda che... Allora, come vi dicevo prima, alzate la mano se mi sentite. Tu, Alessandro, mi stai sentendo per forza perché vedo il video. Andrea? Ti sento. Già? Ah, perfetto. Ha anche una telecamera da figo perché ti vedo in alta risoluzione. Ciao, Andrea. Ciao. Ciao. Mi manca Giancarlo. Luca l'ho preparato prima, sì, Marco l'ha parlato. E c'è Salmen. Sì, ti sento. Ok, mi senti, perfetto. Allora, l'incontro è registrato, vi avviso subito, quindi se qualcuno non vuole comparire, altro si muta e rimarrà nella sua privacy. Poi ovviamente verrà tagliato perché terranno solamente la parte di speech e poi parlerà, anche la parte di QA la terremo, verrà tagliata. Immagino. Poi dal gruppo. La presentazione del gruppo, vabbè, tutti quanti già più o meno ci conoscete, siamo il PHP User Group di Rovigo, ci occupiamo non solo di PHP, ci occupiamo a largo spettro anche di altri linguaggi, infatti questa sera parleremo non solo di PHP, ma parleremo anche di JavaScript, un po' di hosting, insomma avete visto il programma della serata. Allora, per quanto mi riguarda, il mio video lo vedete tutti e dovremmo essere già sulle slide, quindi posso cominciare. Allora, stasera parliamo, come aveva chiesto Dave, che ha la mano alzata, ok? Non l'ho sentito parlare, però bene. Parliamo di Jigsaw. Allora, Jigsaw è un softwareino, una specie di piccolo tool, che nasce dalle costole di Laravel.
Come funziona? Loro hanno preso il motore, l'engine di Blade, di Laravel, che è Blade. Blade, per chi non lo conoscesse, è un è il motore di rendering delle pagine statiche, cioè è una specie di markup language in cui una specie di, si può fare una specie di misto tra il PHP, tra delle variabili che uno inietta all'interno di questa visuale e dell'HTML per renderizzare una pagina. È stato preso l'engine, è stato pesantemente modificato, sono state rimosse la maggior parte delle cose che non servivano e viene utilizzato per renderizzare pagine statiche. Detta così sembrerebbe un po' demodé come cosa, in realtà è un procedimento piuttosto furbo. Perché? Perché consente di fare un sacco di cose interessanti che adesso andiamo a vedere. Allora, cominciando dalle slide. Allora, come vi dicevo, è basato sul Blade Engine di Laravel. Ha un paio di script LESS e SAS per la compilazione del CSS, perché ovviamente generando HTML ha la necessità di integrare anche tutto quello che ci sta dietro l'HTML, quindi fogli di stile, JavaScript e altro. Webpack ha anche un'altra funzione che dopo vediamo e si basa per la maggior parte su Tailwind CSS. In realtà Jigsaw potrebbe essere anche scorporato da Tailwind e utilizzare per esempio Bootstrap. Però di fatto è una cosa che non si fa mai perché vedremo che Tailwind è un CSS, un framework CSS piuttosto utile per fare piccole cose e anche molto interessante. Allora, perché a uno vorrebbe mettersi a fare un sito totalmente statico? Allora, innanzitutto la prima cosa è l'abbattimento del traffico. Perché abbattono il traffico? Abbattono il traffico inteso, forse mi sono espresso male, non è tanto il traffico inteso come materiale scambiato, ma quanto CPU, RAM, anche disco, perché non abbiamo... Chi sta parlando? Scusate, devo mutare qualcuno, va bene. Allora, abbattono molto l'utilizzo della CPU, perché se voi pensate che prendo un sito in HTML e lo carico, l'unica cosa che mi interessa è semplicemente il trasferimento dei dati, no? Ecco, e questo è già una prima cosa. La riproducibilità è un altro elemento molto importante, perché essendo tutto quanto scriptato, questa cosa della riproducibilità prenderà un pochino più forma man mano che andiamo avanti nel vederlo. Cioè, siccome lui parte, faccio un passo indietro, lui parte da dei file che definiscono i contenuti di questo sito che noi vogliamo fare. Adesso io parto facendovi vedere come l'ho impiegato per fare il sito del PUG di Rovigo. Il sito del PUG di Rovigo che è rovigo.gruspo.org, che lo potete vedere già online. Questi strumenti servono per partire da un piccolo bouquet di dati, di solito Markdown, JSON o altri tipi di formati, prendono questi contenuti, applicano sopra il foglio di stile e generano una serie di pagine con una certa alberatura, con una certa logica che noi possiamo gestire, possiamo inventarci o utilizzare quelle già fatte che ci sono all'interno. Perché dico riproducibilità? Perché questi tool funzionano come dei compilatori, di fatto. Quindi, quando io vado a generare le mie pagine, queste pagine vengono scritte come se stessi utilizzando un vero e proprio compilatore. E poi, ovviamente, questo tipo di approccio è molto orientato al Jamstack, cioè ad avere che supporti tutto quello che è lo stack di JavaScript, ovviamente tutti i markup e quant'altro. Vado avanti. Che toolchain ha bisogno? Allora, la toolchain è abbastanza semplice. Serve il PHP, ovviamente, perché Jigsaw è fatto in PHP, perché ovviamente deriva dall'Arabic.
Ce ne sono molti altri, io dopo ve ne nominerò degli altri, perché questo tipo di principio è un principio che è utilizzato anche in tanti altri motori, molto simili a questo, che fanno più o meno le stesse cose, ma sono fatti in altri linguaggi e quindi sono fatti per magari orientati, non lo so, ce ne sono alcuni orientati a React, altri orientati a Vue.js, per esempio. Quindi partono, invece che componentizzare, passatemi il termine, componentizzare in PHP e in HTML con un layout di Blade, utilizzano invece, non so, utilizzano i componenti Vue o i componenti React per comporre una pagina. Vi serve un editor, vi serve Node, come vi dicevo prima, e vi serve ovviamente Git. Il setup di Jigsaw è abbastanza semplice, perché faccio una cartella, faccio un composer require di questa cartella. Anzi, visto che ci siamo, io vi faccio vedere in tempo reale, ok, aspettate, per uscire da qua. Benissimo, non esco più. Ok, volevo farvi vedere, ok, il setup. Adesso io prendo, mi sono fatto, allora, io ho creato un repository, nuovo, ok, esco da quello del gruppo e entro in Jigsaw, ok. Se guardate all'interno c'è solamente un file di licenza e ovviamente Git. Okay? Questo repository è aperto all'interno del, vi darò il link di tutto quanto. Adesso noi andiamo a portarci dentro Jigsaw. Jigsaw è un pacchetto del composer. Okay? E molto, molto semplicemente va a, a scaricarsi i pacchetti. Adesso lo lasciamo qua che, che se li scarichi. Nel frattempo io apro i sorgenti. Qua avevo aperto il pug di Rovigo, ma proviamo a fare qualcosa di improvvisato, anche se suona un po' male. Ok, vedete, si sta aggiornando il composer. Scusate, stiamo già di comporre, sta creando il suo lock, si è tirato dentro tutto quanto. Benissimo. Adesso andiamo avanti con i vari, ecco qua. Allora, subito dopo, allora, io qui ho dentro vendor, ok, punto barra vendor bin Jigsaw, vedete, ho un eseguibile. Questo eseguibile è quello che mi crea tutto quanto la mia struttura. Allora, lui inizialmente crea una struttura vuota, perché adesso noi non abbiamo nulla qui all'interno, se non il composer e il vendor. È possibile partire da due template. Lui built-in ha due template. Se fate init e basta, fa una cosa vuota. Se fate docs, farà un template di tipo documentale. Perché questo? Perché fondamentalmente Jigsaw è utilizzato per creare dei piccoli blog, piccoli o grandi, anche in realtà non è che abbia delle limitazioni, oppure per fare documentazione di software. Sono parecchi quelli che utilizzano questo tipo di tecnica per fare la documentazione del software. Perché? Perché è automatizzabile. Capite perfettamente che un tipo di approccio di questo tipo è fortemente automatizzabile con delle pipeline, per esempio. Quindi in poco tempo io posso avere in piedi qualcosa di automatico anche per documentare il mio software. Se io, non so, se voi fate per esempio, se voi avete presente Laravel o lo avete mai guardato, la documentazione di Laravel, quella è totalmente automatizzata utilizzando WordPress, che è un tool similare a Jigsaw. Però è totalmente fatto in Node, è scritto in Node e JavaScript. Allora, se noi andiamo a guardare adesso, vedete che ha costruito tutto quanto il mio, tutto quanto quello che serve per farlo funzionare. E adesso lui ha creato un composer, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Ha creato un package JSON. Dentro il package JSON ci sono quei pacchetti che gli servono per
collegato a Webpack per far funzionare tutta quanta la toolchain di compilazione, perché compila a sua volta anche la parte di JavaScript e CSS. Quindi scriviamo npm run watch, ok. Se io scrivo così, lui comincerà a fare una precompilazione di tutto, preparerà il sito e io mi troverò all'interno del browser, quando ho finito ovviamente, il sito funzionante in locale, ok, eccolo qua, lo ha caricato, e questo qui è quello che lui ha caricato, cioè il template blog, ok, quello classico. Se voi notate, ok, e andate su rovigo.grusp.org, scusate, andiamo qua, ok, se guardate, alla fine la pappa è quella, nel senso che io mi sono basato pesantemente sul blog, ok, questo blog qui. Adesso lui è in modalità di watch, quindi se io modifico qualsiasi file sorgente, lui automaticamente si ricarica tutto. Questo è una delle motivazioni per il quale all'interno di Jigsaw è integrato Webpack, è per fare tutti quanti questi, chiamiamoli, giochini. Andiamo a vedere i sorgenti. Vedete tutti quanti, sì, io l'ho aperto con PHP Storm. È un abbastanza semplice sviluppare questo tipo di tool. Quindi io utilizzo PHP Storm per comodità personale, però potete utilizzare tranquillamente qualsiasi altro editor di testo, ovviamente, perché non c'è necessità di andare a ricercare dipendenze o altre cose specifiche di PHP. Magari un progetto fatto con Laravel o fatto con Symfony potrebbe più aver bisogno di PHP Storm, quando invece Jigsaw in realtà vuole veramente poco. Allora, guardiamo la struttura delle cartelle. Scusate, andiamo avanti con le slide, così vediamo un attimo. Allora, ricapitolando, potete creare un blog, creare della documentazione, sono due template diversi, si possono vedere anche su internet, ci sono le demo, oppure crearlo vuoto. Poi con la build lui va a compilare. Quello che io sto facendo adesso, che è questo sito di demo, che è in watch sui file, sta funzionando in modalità di preview, ok, locale. Ogni volta che modifico lui ricarica la pagina. Andiamo avanti. Allora, queste sono le cartelle che vedete anche qui all'interno, che si sono create qua all'interno del blog, di questo piccolo blog. Se andiamo a guardare, lui lavora tutto quanto in source, ok? Lui all'interno ha, il suo composer, il lock, ha due file di configurazione. Qui vediamo qua. Ok, vedete, abbiamo un file di configurazione e un file di configurazione production. Perché è fatto così? È fatto così perché voi potete creare per una preproduzione, quindi avere Jigsaw build e basta, o Jigsaw build prod. Quando fate prod, automaticamente lui va a caricare questo file, ne fa il merge con questo, infatti vedete che è production true, e serve per generare i file definitivi, quindi compattando JavaScript, compattando CSS, facendo una serie di cose. Sono quelle variabili d'ambiente che si vedono per esempio anche in Angular, ok, o in altri linguaggi in cui c'è una setup per la produzione e un setup per la preproduzione. Dopo, all'interno di source, come vi dicevo, ci sono tutti i miei sorgenti, che sarebbero i miei contenuti del mio sito, fatti i layout, tutto quello che devo mettere all'interno. Le cartelle particolari partono con un underscore davanti, ok? Sono quelle che vanno processate, invece quelle che non hanno l'underscore davanti sono cartelle che verranno copiate e basta. Quali sono i concetti su quale si basa questo? Concetti importanti. Allora, il concetto importante è la parte di configurazione, che adesso andiamo a guardare nel dettaglio. Per chi non è pratico di Laravel, il file di configurazione è il classico la Laravel, è semplicemente un return di un array, okay? Un array associativo in cui gli viene detto, base URL è l'URL base sui quali verranno ricostruiti tutti quanti l'URL e poi quando andare in produzione. Ovviamente questo è vuoto,
non è in produzione, ha un titolo, una descrizione, un autore. Dopodiché ha altre due sezioni che sono molto interessanti. La prima sezione è quella delle collezioni. Allora, io posso, in un blog, posso immaginare che ci siano dei post. I post sono appunto una collezione che ha bisogno di essere, in cui farò tanti blog, tanti post in questo blog. Quindi ho la necessità di avere qualcosa che mi dia la possibilità di collezionarli, quindi di poterli elencare e di poterci avere sopra delle utility. Quindi se guardate, lui crea due collezioni, una con i post, ok? Ovviamente se guardate post e andate a vedere nei sorgenti, c'è posts, ok? Con dentro i miei post, con dentro una serie di piccole variabili che poi io vi posso trovare all'interno del template quando vado a scriverlo, e ovviamente le categorie. Perché nel blog post magari voglio farmi un tag cloud o una cosa di questo genere. Dopodiché, altre cose che sono interessanti di Jigsaw è che posso crearmi degli helper, ok? Infatti qua parlavo variabili e helper. Le variabili sono variabili di ambiente, cioè variabili che sono valide per tutto il sito, tipo l'autore, cose di questo genere. Le utility invece sono semplicemente una stringa, io gli do un nome, deve essere ovviamente un nome valido per PHP, quindi un nome di metodo valido per PHP, punta a una funzione, mi viene passata la pagina, okay. Come riferimento, e me ne faccio un'elaborazione. Quello che ritorna verrà printato, tra virgolette, ovviamente, all'interno della pagina. Ok, qua ce ne sono due o tre, sono fatte appunto per un template di un blog, sostanzialmente, quindi niente di fantascientifico, quindi sono piccole utility tipo estrarre un riassunto, controllare se posso hanno fatto in maniera che si possa attivare o disattivare, per esempio, un link o una pagina. Allora, nativamente Jigsaw supporta due formati, cioè out of the box, poi uno si potrebbe fare anche degli altri driver. Scusate, faccio un piccolo excursus perché ho parlato delle collezioni ma non ho parlato degli eventi che sono molto importanti. Siccome è tutto un sistema compilato, va da sé che io potrei avere la necessità di effettuare delle operazioni prima e dopo. Prima e dopo la compilazione. Allora cosa succede? In Bootstrap mi viene data la possibilità di registrare degli eventi. Questi eventi vengono richiamati, ok? In questo caso qua vengono richiamati dopo la compilazione, quindi sono after build. Lui ha una serie, guardate la documentazione molto completa, trovate una serie di eventi ai quali voi vi potete collegare. In questo caso qua servono per generare la sitemap, ok? Se noi andiamo a guardare, questi sono gli eventi che vengono generati e hanno un corrispondente all'interno dei listener. Ok, generate index o generate sitemap, qua non c'è nessuna scienza particolarmente infusa. Se guardate, viene utilizzato un pacchettino che è creato apposta per creare sitemap. Qui si sono fatti un piccolo array per le esclusioni. Dopodiché viene preso, viene passato l'oggetto Jigsaw e qui all'interno viene generata la sitemap che poi ci troviamo una volta che viene compilata. Okay? Quindi qui ritorna un'altra volta l'argomento, l'argomento della riproducibilità, cioè il tema della riproducibilità. Generate index invece è una piccola astuzia. Allora, questo template è basato su Tailwind, okay, di cui vi parlerò brevemente dopo, ed è basato anche su Vue.js. Vue.js ha dei piccoli componentini all'interno che servono per... Scusate, guardo se qualcuno ha chiamato che non è riuscito magari a collegarsi. È basato su JavaScript con libreria Vue. Di front-end. Questa libreria Vue hanno installato un piccolo plugin che serve poi, ve lo faccio vedere live, qui, per fare le ricerche. Vedete, getting started, lui si fa una piccola indicizzazione locale e poi ve la renderizza. Ok?
Però per fare questa cosa lui ha bisogno di conoscere i contenuti, ovviamente non è che possa, non ha una parte back-end, perché qua sto girando totalmente tutto il front-end. Quindi che cosa fa Jigsaw? Jigsaw genera un file JSON, dovrebbe essere qui dentro, vedete? Genera un file JSON, che qua adesso non è bello da vedere perché è in linea, però se guardate genera una specie di piccolo indice, in maniera tale che se uno digita qualcosa è anche in grado di andare a ricercarlo, ok? Quindi se guardate farà, dopo guardiamo comunque il componente. Allora, come vi dicevo prima, non asset source, scusate. Ale, posso una domanda al volo? Ma certo. Lo facciamo dopo. Ti faccio questa domanda per capire se ho capito. Se io voglio creare più categorie, io le creo sempre nel file di prima, dove abbiamo l'array con le categorie. Ok, perfetto. Sì, sì, sì. Tutto lì dentro. È un unico file di configurazione. Alla fine la configurazione le hai in due punti, diciamo. Il tuo sistema gira sui tuoi contenuti che sono dentro sorgenti. Sì. Sul file di configurazione e sul bootstrap. Sì. Tutto lì. Perfetto, ok, chiaro. Grazie. Niente, figurati. Come vi dicevo prima, Jigsaw accetta nativamente out of the box due tipi di file. Ovviamente il tipo di file principale, io adesso apro about, che è quello più semplice, vedete, è un file blade. Adesso faccio un piccolo excursus su blade per chi non lo conosce. E il file ovviamente md. Ok? Adesso apro questi due qua, chiudo questi. Ok, così si vedono bene. Allora, in realtà mi serve anche l'albero perché così capite meglio. Allora, adesso quello che è stato fatto qua è, ovviamente Blade vi dà la possibilità di ragionare come volete. Questo è una maniera abbastanza standard di lavorare, dopo uno se la può anche personalizzare. Qualcuno ha dimestichezza con Blade, non ha dimestichezza con Blade, manine? Manine sui partecipanti, però. Va bene. Allora, come funziona Blade? Blade è abbastanza semplice. È una piccola alternativa a Twig, ok? È stato creato apposta per Laravel. Come funziona? Allora, partiamo dalla base. Allora, voi scrivete tutti i file blade si chiamano .blade.php. Se non hanno .blade.php, lui la considera una estensione completa. Quindi non troverà il file, quindi per essere compilato in blade, blade ha bisogno che finisca così. Quindi .blade.php. Quando io vado a creare un layout, ok? I layout sono abbastanza semplici. Voi dovete ragionare che Blade è alla fine una specie di estensione di PHP, quindi il file layout, in questo caso qua, l'hanno chiamato master, lo potevano chiamare in qualsiasi altra maniera, consta di una testata in cui carico le mie parti. Vedete che qua ho le utility di cui parlavamo prima, l'URL, il titolo, la meta description, cosa che io configuro dall'altra parte. Qua potrei mettere, per esempio, una serie di questo qui è il flag di produzione, quello di cui parlavamo prima, no? Quando è in produzione potrei mettere un tag di analytics, qua suggerisce, però io qua potrei anche aggiungere un'altra cosa, potrei anche far sì che quando io vado in build con questo tipo di strumento i CSS e gli statici me li carica in CDN e qui ho riferimenti alla CDN, mentre invece quando lavoro in locale carica quelli locali, ovviamente, perché ci sto lavorando. Dopodiché lui include una parte di body e una parte di header in cui include i menu. Ok, la notazione di Blade è molto semplice, parte con una chiocciola. Avete una serie di piccole parole chiave in cui include, con molta fantasia si chiama include, gli date il file vedete qua in assoluto, underscore nav punto menu responsive. Se noi andiamo a guardare nav menu responsive, ok? Utilizza il punto al posto della barra. Funzionerebbe anche con la barra, in realtà. Qui mette un placeholder, dice yield body. Perché yield body? Perché se io vado ad aprire questa, e vedete, section body. Quindi quando io andrò qui all'interno, lui inietterà questa parte che lui dichiarata come sezione all'interno qua. È una specie di
matriosca, no? Di HTML alla fine. Qua metterà in stack gli script verso la fine, se ce ne sono, o che ovviamente sono stati dichiarati. Include i due menu. Qua è stato fatto un menu generale, un menu responsivo e un menu e il toggle. Il toggle è l'apertura e chiusura, quella quando è in modalità responsiva, immagino, quando è compatto. Ok. Vediamo se c'è qualcuno che ci chiama. Ok. Benissimo. Allora, parte layout abbastanza semplice, sì. Ok. Andiamo a vedere un layout fatto con il Blade. Scusate, fatto con appunto con questo master. Vedete? È come se fosse una classe. Eredita dal layout master, ok? Vengono dichiarate delle variabili, ok? Che poi io mi ritrovo anche sul master, perché qua ho il titolo, ok? Vedete, qua c'è quello stack di cui vi parlavo, ok? C'è anche lo stack, c'è JavaScript sotto, in meta sopra. Qua potete nominarne e dichiararne quanti ne volete. E dopo ho una sezione con il mio body. Qua io potrei andare a scrivermi qualcos'altro. Scusate. Test Pug Rovigo. Io vado a salvare, ok? Se andiamo a guardare qua e su About, vedete? Verrà salvato in tempo reale, ok? Quindi questa qui si ricarica. Non so se avete mai utilizzato questo tipo di tecnica per lo sviluppo. Io su Angular, Ionic me la trovo abbastanza spesso. Se io qua vado ad aggiungere tipo 20.04.15 e salvo, vedete, lui in automatico la ricarica. Questa è una delle funzioni che ci mette a disposizione, ovviamente, Webpack. Okay? Questo è fatto in sostanza in un HTML modificato che è, come vi dicevo, Blade, però posso anche ragionare, il preview non so come si faccia a togliere, benissimo, o non lo vedo neanche più. Eccolo qua. Allora, questo è un file Markdown, ok? Markdown lo conosciamo tutti, sì? C'è qualcuno che ha bisogno... Ah, Alexander? Alexander, dimmi pure. Era per prima che avevi detto alzate la mano nel caso di familiarità con Blade, con Blade, ma vai tranquillo. Ah, perdonami. Hai qualche domanda in relazione? No? Sì, ma vai pure avanti, tranquillo. Va bene. Allora, andiamo avanti. Questo file Markdown è semplicissimo perché ha una parte di preambolo che è descritto come un file YML, una YAML. Ok, in cui gli dico che layout sto utilizzando, che sezione devo andare a fillare, title, date, quello che avete visto l'altra volta, che avete visto su questo qua, sono esattamente gli stessi parametri, solamente che vengono caricati da un file MD. Il file MD poi viene renderizzato dal motore in HTML, esattamente come avete visto su quell'altro. Ok, se andiamo a guardarci questo file, andiamo sul Getting Started, ok, così da vederlo. Se vedete, questo è quello che poi viene renderizzato. Ok, quindi è piuttosto... Ecco, adesso spero che non lo vediate. Buono, piccolo. Scusate. Si vede. Si vede. Scusate, lo faccio sparire. Piccolo. Ciao. Per me non è un problema il gatto. Ok, il gatto spero che non vi desse fastidio, a me non dava fastidio, che dopo un po' comincia a fare le fusa e trema tutto, e il microfono tira su anche le fusa del gatto. Allora, torno alla presentazione, così continuiamo con la presentazione. Allora, abbiamo parlato degli eventi, ecco, quello che vi dicevo prima,
Ci sono una serie di file qui interessanti. Io di solito utilizzo i primi due e l'ultimo. Webpack non lo tocco. Webpack potrebbe servirvi, che è qua, ok? Potrebbe servirvi se dovete modificare la catena di compilazione per quello che riguarda JavaScript o il CSS. Io non lo tocco. Se guardate qua, in questa parte superiore, vengono definiti una serie di task che poi trovate all'interno di tasks, che sono semplicemente di JavaScript, e servono per esempio, fare la build, ok? La build o il watch, in questo caso qua, perché se guardate, qua si mette in nascosto sulla porta 3000, che è quello che avevo visto prima. Ok. Webpack, come vi dicevo, non lo tocco. Io vado a toccare quella che è lo staging e la production, che vi ho fatto vedere prima, e Tailwind Config. Tailwind Config cosa serve? Io adesso vi faccio vedere quello base. Ok. Tailwind è un framework CSS che ha preso piede negli ultimi anni. Cambia parecchio l'approccio rispetto a quello che è Bootstrap. È tutto quanto, parte dal presupposto che uno se lo debba modificare, quindi ha un file di configurazione in cui posso andare a modificare tutti quanti i miei parametri. La cosa differente da Bootstrap, che anche Bootstrap ce li ha gli SAS con tutto quello che ne consegue per poter fare la compilazione, però non è pronto out of the box. Tailwind parte da questo, invece Bootstrap va a modificare, cioè bisogna prendersi sorgenti, scaricarlo, spesso e volentieri lo si include direttamente da una CDN e lo si utilizza così com'è. Il risultato è diverso, nel senso che è diverso anche il principio, però dopo ve ne parlo. Allora, perché vi parlo delle GitHub Pages? Vi parlo delle GitHub Pages perché questo qua è il sito del nostro PUG. I sorgenti sono ovviamente aperti e li trovate su GitHub. Ok? Potete scaricarvelo e fare delle modifiche. Questo non è obbligatorio, ovviamente. Su questo progetto in specifico, con il GRUSP, per non andare a occupare server o altro, GitHub mette a disposizione le GitHub Pages, che sono molto comode, sono statiche, quindi cosa succede? Succede che il sistema compilerà, poi dopo vediamo un pochino meglio cosa intendo, compila, crea il sito e viene caricato su un ramo a parte nelle GitHub Pages, che poi viene a cui poi un CNAME, ok, quindi review GRUSP.org, punta e vengono servite in maniera totalmente statica. Questo è un supporto che lo conoscete tutti, GitHub Pages, sì, abbastanza. Comunque è un supporto gratuito che viene messo a disposizione da questo provider e se non lo utilizzate vi consiglio di utilizzarlo perché è comodissimo. È nato anche lui per supportare soprattutto la parte di, come si dice, documentale. Uno fa un pacchetto, lo pubblica su GitHub, ha bisogno della documentazione, quindi ha bisogno di una parte statica per poterlo visualizzare. Quindi noi abbiamo il vincolo che dobbiamo essere su GitHub Pages, perché diciamo, è un vincolo di progetto, se vogliamo. Ci serve un CNAME per farlo andare, perché sennò lui girerebbe all'interno di un... Scusate, devo spostare questo toolbar. Benissimo, lo metto qua. Scusa Alessandro, posso farti una domanda? Non ti sento più, Ale. Mi sa che si è mutato. Sì, trascinando la barretta mi sono mutato, scusatemi. Parlate, scusate. Prego. Allora, il vincolo di utilizzare le GitHub Page è un vincolo scelto per questo progetto, nello specifico? No, c'è il GRUSP Okay. Quindi, no, potevamo metterlo dappertutto. Sì. Infatti io dopo vi farò vedere
anche altri provider che offrono questo tipo di servizi. Ce ne sono n.000 in realtà, sempre gratuiti. Però diciamo che ti fai il tuo sito, se ti vuoi fare un sito statico, puntarlo su GitHub e viene fuori, cioè, che sia su GitHub non se ne accorge nessuno in realtà, tutto automatizzato, è una comodità che ti mette a disposizione. Non è obbligatorio usare questo, ovviamente, perché dopo tu, in realtà tu potresti anche prendere quello che ti fa Jigsaw, caricarlo via FTP su un sito di un hosting qualunque, andrebbe uguale. Questo è un vincolo nostro per il progetto del PUG, in realtà. Allora, posso fare il deploy? Allora, io qua vi faccio vedere il deploy su uno che ho fatto oggi così per fare delle prove. Se voi andate a vedere l'abilitazione delle GitHub Pages, che è qua, okay, vi dà la possibilità di pubblicarle in tre maniere. Sì, una manca perché ancora il ramo non è presente. Allora, una master branch, nel senso che voi, che è quella, se volete, anche un pochino più bruttina, cioè caricate in maniera becera sul master, nella root del master, tutti i vostri sorgenti, che in realtà non sono sorgenti, ma devono essere trattati come compilati. Quindi questa è la maniera più brutta di farlo, se volete, no? Dopo potete, anche questa è una maniera semi-bruttina di farlo, cioè lui di default prende la cartella docs come cartella root per il sito delle GitHub Pages, ok? E carica, parte da di dentro come root, ok? Questa è un'altra possibilità. Può neanche questa a me fa particolarmente piacere, che è questa qua, la cartella docs. Il metodo 1 di cui parlavo prima è lui partirebbe dal presupposto di avere un ramo, cioè un branch del git, in cui c'è, si chiama proprio gh-pages. Se voi andate a vedere anche su quello del gruppo nostro, ok, vedete gh-pages. Se noi andiamo ad aprirlo, vedete, c'è solamente il ramo con tutto il nostro sito compilato, ok? Come si fa di solito a infilarlo lì dentro? A infilarlo lì dentro ci sono una serie di tecniche. Dopo proviamo ad improvvisarne una, oppure ve la faccio vedere funzionante. La prima tecnica è quella di utilizzare subtree. Subtree è un comando di git che vi dà la possibilità di prendere una sottocartella dei vostri sorgenti e pusharla su un ramo, ok? Questa è una maniera un po'... diciamo, è la maniera più vecchia di farlo, è la vecchia maniera pulita di farlo, è un po' rognoso, nel senso che se sbagliate a mettere dentro lì il gitignore, se sbagliate ad aggiungere i file, c'è una certa sequenza per andare sulla roba, se non la mandate su con quella sequenza, poi alla fine si sbrega tutto e cominciano le cose cominciano a funzionare male, quindi è un attimo sbagliarsi. La parte veramente figa è con le pipeline, ok? Se voi andate a guardare all'interno di... scusate, guardiamo qua, ok? Allora, le pipeline, sapete cosa sono? Manine, per chi non le conosce? No, manine sui partecipanti, perché non vedo tutti, perché purtroppo non mi fa vedere tutti i partecipanti. Allora, le pipeline sono, come posso dirlo? Allora, dal punto di vista prettamente teorico, le pipeline sono una serie di script, ambienti di test o altre cose che servono per processare i sorgenti per la messa in produzione o per altre cose. Nel nostro caso specifico, noi abbiamo la necessità, guardate, allora io adesso, questo qua è quello di prova, ok? Allora, giusto per avere l'idea di cosa sono, io qua fermo. Qui io per compilarlo dovrei fare /vendor/bin/jigsaw/build/prod, ok? Vedete? Lui adesso lo ha creato, mi ha creato questa cartella qua, che è build production. Io dovrei, in linea teorica, da questo punto in poi, prendere i sorgenti e caricarli di FTP da qualche parte.
o fare sub 3 o fare altre cose. C'è una maniera più semplice di farlo, in realtà. Allora, prima di fare questo, perché mi sono scottato l'altra volta, allora, qui c'è la necessità di mettere... Scusate un secondo. Allora, se guardate, questa parte del composer non è completa, perché manca innanzitutto il name, ok? Il name lo chiamiamo, allora noi ci chiamiamo così, scusate, allora, Pugrovigo, poi lo chiamiamo Pugrovigo slash G. So, adesso gli diamo un nome, ok? E dopodiché mi manca anche la description, ok? Nella description è sito di test 20 20 04 15, ok? Salvo. Bene, quindi compose date. E adesso va a effettuarsi i suoi aggiornamenti sul composer lock e su quant'altro. Aspettiamo che finisca. Ok, a questo punto git add punto, aggiungiamo tutto, git commit meno m prima versione git push. Ok, bene. Ok, andiamo qua e abbiamo i nostri sorgenti. Tutto è caricato. Vedete che non ha caricato ovviamente nulla. Non mancano i pacchetti, mancano i node modules, manca tutta la compilazione, perché questi sono solo i nostri sorgenti. Se voi guardate, effettivamente poi nel gitignore c'è la build, il module, il vendor e tutto quanto. Ok. Quindi io vado qua sulle mie action. Bene. Nelle mie action, questo qua è un... Allora, cosa andiamo a fare adesso? Questo qui è un tool di GitHub. Quello che io vado a mostrarvi sono azioni che sono possibili su GitHub. La maggior parte dei provider che dà questo tipo di servizio le ha. Bitbucket ha le sue, GitLab ha le sue, Microsoft ha le sue, Amazon ha le sue, ok? Per processare i sorgenti. In questo caso qua GitHub dà a disposizione un ambiente che è abbastanza simile a quello degli altri. Che cosa fa questo sistema qui? Questo sistema, attraverso un file di configurazione, io gli dico che cosa fare quando io faccio un'accertazione sui sorgenti. In questo caso qua voglio fare che quando carico i sorgenti deve caricarsi il composer, caricarsi l'npm, far andare tutto quanto, compattarli, generarmi i miei sorgenti e poi intanto, e poi posso decidere, una volta che ho fatto questa catena, cosa fare. Adesso, se fosse un applicativo PHP, dovrei far girare di solito si fanno girare due cose, si fa girare i test, ok? E si fanno girare gli analizzatori statici, per esempio, per controllare i sorgenti. Nel nostro caso noi dobbiamo andare a pubblicare, ok? Quindi questo è proprio un script di deploy, se vogliamo. Andiamo, lui ha una serie di template, perché lui che cosa fa? Lui ha dei template per i vari, adesso noi ci andiamo a prenderci uno fatto con PHP, ok? Prenderò questo, perché noi abbiamo un sistema fatto con PHP, appunto. E vediamo, facciamo prima. Ok, allora, lui mi ha creato un file, ok? Lo chiamiamo build. Se guardate, la configurazione lui dove la mette? La mette in punto GitHub workflow, ok? Si chiamano GitHub workflow questi. Perché workflow? Perché leggono un processo quando avvengono determinati eventi. Allora, qui lo chiamiamo build, perché gli posso dare build il nome che voglio io. Mi chiede quando è che devo eseguire queste azioni. Queste azioni le devo eseguire quando mi viene fatto un push o una pull request sul master, per esempio.
ok? E adesso la pull request la tolgo perché questo qui è uno script di build e mi interessa solamente quando vado a pushare sul master che mi vada a pubblicare i sorgenti, ok? Allora, questo è l'elenco dei job che lui andrà a effettuare. Adesso fa un job di build. Mi chiede su che cosa deve farlo girare. Ecco, questa è la prima parte interessante. Per fare le catene, per fare questo tipo di pipeline, vengono utilizzate spesso e volentieri macchine Docker. Perché le macchine Docker? Perché le macchine Docker sono totalmente automatizzabili. Possono essere costruite e disfatte completamente via script. Quindi cosa succede? Succede che io potrei anche utilizzare, per esempio, il registry di Docker per tirare giù qualcos'altro, ok? Poi qua mi dà la possibilità di utilizzare le macchine che mi dà subito pronte, le macchine che si utilizzano più spesso. La Ubuntu Latest è di solito quella che viene utilizzata più spesso, no? Tra l'altro è la mia stessa macchina, lo faccio girare qua, va bene. Dopodiché mi chiede che step voglio andare a eseguire. Quindi lui cosa farà? Lui, quando succede questo evento, creerà al volo una macchina Ubuntu con Docker, quindi una macchina base, e poi comincerà le variazioni. Le variazioni che lui esegue nei vari step vengono richiamate con un nome, un run, ok? Quindi effettivamente viene fatto girare questo comando all'interno della macchina Docker, quindi in pratica è un comando shell, se volete, ok, in quella macchina. Lo use a cosa serve? Lo use è una cosa molto, molto interessante, perché se io vado su GitHub Actions, ok, scusate, questa è solo documentazione, ok. Allora, questa è una cosa molto bella di GitHub, perché è collaborativo, no? Quindi c'è una serie di persone. Prima è stato GitHub, poi pian pianino si alimenta da sola. Cioè ci sono delle persone che mettono a disposizione le azioni fatte o per uno specifico framework, o per uno specifico provider, oppure per fare operazioni di qualsiasi genere. Qua ci sono tool per fare analisi statica del codice, per fare coverage del codice, per fare il test, per fare il deploy. Su vari linguaggi, ma avete la disponibilità di PHP, avete Node, avete Ruby, avete Java, avete quello che volete. Qua se io vado a cercare, per esempio, Go, ok, Golang, potrei fare una pipeline per il Go. Nel nostro caso noi siamo partiti da una per PHP. Io posso anche partire da zero, quindi io potrei anche tolgo PHP. Potrei anche partire da zero e quindi farmela io, però posso partire da qua e che cosa fare? Posso andare a cercarmi qualcuno che per esempio mi faccia una notifica Facebook o mi mandi una notifica su Twitter, un'azione su Discord. Posso fare, qua c'è gente che si è messa a fare un po' di tutto, ok? Adesso ne apro uno a casa, Telegram. Se voi guardate, questa è un'azione che vi consente di inviare una notifica su Telegram. Come funziona? Il marketplace, che ha un brutto nome, però in realtà le azioni GitHub sono gratuite per i siti open source e hanno 2000 minuti di run, perché vengono conteggiati a minuti di funzionamento, per i repository privati, che sono comunque parecchie. Se guardate, questo qui è un'azione, vi viene spiegato come si fa a utilizzarla, ok? Che cosa fa, i vari parametri, okay, che vengono utilizzati, però se voi andate a guardare questa persona che è chiamiamolo un privato, ecco, è un programmatore come noi, si è fatto la sua documentazioncina ed è andato a crearsi workflow e non fa altro che si è definito un Docker file, ok, quindi è andato a prendersi una Docker machine già fatta e poi si è fatto una serie di script che espongono delle variabili che poi io posso utilizzare nel mio flusso, ok? Quindi sono una specie di una miriade di plugin, quindi che fanno a loro volta capo a un repository Git, quindi è un Git del Git del Git del Git del Git, possono andare avanti all'infinito. Questa è la sua potenza. In questo caso qua, specifico adesso io qua tolgo questo, facciamo partire questa pipeline molto semplice. Questa pipeline cosa fa? Il primo effettua la validazione del composer, cioè controlla che il composer sia valido, ok?
Dopodiché, dopo che ha fatto la validazione, installa le dipendenze. Quindi prende il Composer e senza barra progresso preferisce la distribuzione, cioè dice fammi partire con la distribuzione e non fa altro che compilare. Vediamo se funziona, ok? Quando io vado a start commit, qua tocchiamo cd, ok? Faccio un commit. Questo commit dovrebbe, in maniera automatica, siccome io ho fatto un push sul master, dovrei trovarmi l'azione in run, ok? No. Come mai non la fa andare? Ok, allora. Un push, un branch master, sono sul master. Eccolo qua, ok, c'era solo un po' di ritardo. Benissimo, se voi guardate, vi ho cominciato la mia build, ok? Questa è la mascherina della mia build, qua mi sta dicendo che cosa sta facendo. Se io vado su build, che è il mio processo, vedete, mi sta facendo partire il workflow, e pian pianino qua mi scrive in tempo reale cosa sta facendo, quindi tutti quanti i miei vari passaggi. Adesso qua stasera è particolarmente inchiodato, di solito è molto più veloce. Comunque, una cosa molto importante è che quando voi andate a compilare all'interno di una pipeline, questi sono concetti che trovate validi anche su Bitbucket e anche su GitLab, vengono create una serie di risorse. Queste risorse, cioè, allora, quando vi fate partire Docker e compilate all'interno di Docker, ovviamente i compilati vostri sono all'interno di Docker, ok? Questi compilati, cioè queste cose che voi avete prodotto all'interno di Docker, vengono chiamati artefatti, ok? Che sono i vostri file. Questi artefatti perché sono importanti? Sono importanti perché nelle varie build voi potreste creare questo artefatto e passarvelo da una build all'altra, cioè a uno step all'altro della build. Ok? Perché? Perché è importante che non dover rifare le cose. Adesso io ho fatto uno script molto semplice, che speriamo anche che finisca prima o poi. Però ecco qua, sta cominciando a compilare, benissimo. Però potrei avere script molto più complesse, quindi potrebbe essere necessario che la mia build sia molto più lunga. Ok? Ecco, la build ha avuto successo, vedete? Qui non ho artefatti perché non me li sono esportati, ci ho messo 1:42 per fare una composer, quindi probabilmente è inchiodato a bestie. Scusate il termine. Bene, allora, lasciamo le action aperte. E adesso io voglio andare a, per esempio, a caricarmi i sorgenti dentro il mio rametto, ok? Vado a modificarmelo, vediamo se riusciamo a fare una cosa fatta bene, ok? Allora, non c'è nessuna astuzia particolare, o nessuna magia, cioè trovate documentato tutto riguardante le GitHub Actions, sono documentate molto bene. Sono molto belle perché se voi andate a cercarvi delle action particolari, le trovate già fatte. In particolare noi stasera utilizzeremo il push delle GitHub Pages direttamente dentro il ramo GitHub Pages. È già fatto, quindi non c'è nessuna cosa da andare a crearsi. Io adesso qua mi sono messo la build, ok? Cioè io all'interno del mio artefatto vado a generarmi anche i sorgenti, perché io adesso fino adesso ho solamente fatto girare il Composer, ok? Il Composer di fatto non fa granché, quindi chiamo cd, adesso io faccio un push a caso e facciamo build, ok? Commetto la mia changes, qua dovrebbe cominciare. Ok, vedete? Ha cominciato la build, adesso è anche un pochino più sveglio, si vede che qualcuno gli ha dato un po' di pepe. E adesso lui dovrebbe andare a generarmi tutto quanto da lui. Quindi io sopra vi ricordo che ho solamente i miei sorgenti e ho solamente e non ho bisogno di fare nulla. Ho pushato con la mia regola, adesso mi sta generando i sorgenti direttamente all'interno. Dopo vediamo come caricarli. Adesso qua mi preparo, così ci portiamo un po' avanti. Adesso vi faccio vedere il deploy. Il deploy si fa così. Mi porto all'interno, vedete, è fatto anche in maniera piuttosto
intuitiva, nel senso che questo editor vi dà anche la possibilità già di precompilare i file if, cambiare la working directory, mettere dei timeout, insomma, fare un po' di cosette. E qua adesso mi sono creato. Allora, name sta per il nome che poi io vedo quando lui va a fare il run di questa, vedete? Build. Ok, fatto build prod site, ok, 0,17 secondi, me l'ha creato. Benissimo, noi adesso dobbiamo andare a a pushare questa action. Io come ho fatto a farla? Semplicemente sono andato nel catalogo, mi sono andato a cercare questo plugin, ok, per GitHub, che fa tutto quanto in maniera automatica. Allora, lui qua ha una serie di parametri, ok, che io non utilizzo, che non ho utilizzato. Io ho utilizzato semplicemente, gli ho detto, utilizzami questo plugin, versione 3 è l'ultima, ok, perché ho preparato questa mattina, dopodiché gli passo un paio di parametri. With GitHub token, cioè il mio secret, cioè quello che mi dà la possibilità di pushare all'interno di questo repository, che è una variabile d'ambiente per lui. Dopodiché gli dico, guarda, pushami questa directory, c'è la build prod. Adesso vediamo se mi fa fare anche una bella figura. Cd push gh. Vediamo, male che vada, ve ne faccio vedere uno che va, tanto se ero pronto a vedere che non funzionasse. Comincia il giro di giostra che abbiamo visto prima. Speriamo che sia sempre più veloce. Ok. La cosa che non ho provato in realtà è provarlo su un sistema che non abbia già il ramo creato. Però, casomai lo creiamo a mano. Aspettiamo un attimo. Che ora abbiamo fatto, ragazzi? 10 e qualcosa. Nel mentre vi faccio vedere il mio super cuscino, va. Dotavo io prima che mentre lo facevi girare. Ah. Classe 1993? Yes, 94, sì. Ok. Che, tra allora, l'altro è in onda in questi giorni. Ah, sì. Lo so bene. Ok. Ok, setup job. Vedete, adesso sto facendo il run. Il check l'ha validato. Installare dipendenze. La build la fa. Vediamo se fa il deploy. Fantastico, e poi chiude. Benissimo, se io vado qua adesso mi trovo le mie paginette compilate. Ok, quindi è totalmente funzionante. Se io vado qua nei settings, adesso posso andare nelle GitHub Pages, ok, e si è preso il branch direttamente. Benissimo, quindi posso andare a GitHub Pages, Master Branch, no, GitHub Pages, va bene. Ok, repository name, ci siamo, wiki. Scusate, però io me lo sono sempre trovato setappato, ma non l'ho mai... Perfetto. Perfetto, perfetto, ok. Ok, servono sempre un po' di minuti prima che si renda conto che qualcuno li ha pushato all'interno. Dicono una ventina di minuti. Comunque noi adesso aspettiamo. Ok, va bene, va bene. Vabbè, comunque adesso aspettiamo che le trasferisca. Ok, è possibile mettere anche il custom domain, come per esempio noi abbiamo rovigo.grus.org. Okay? Ricordatevi che per farlo funzionare avete bisogno di un filetto che si chiama CNAME. Io me lo dimentico sempre. Ok, adesso possiamo svelare l'arcano. Aspettate. Ok, questo qui è il repository del nostro, vedete? C'è un CNAME che deve essere presente. Se noi andiamo a vedere il workflow di questo, che alla fine è quello da cui abbiamo preso spunto, se guardate, io ho anche un passo intermedio qua. Cioè il mio CNAME lo copio da CNAME dentro build prod prima della push, ok? Perché questo mi dà la possibilità di poi di andare a farlo funzionare, perché se io vado sulle GH pages di questo, se non c'è il CNAME, esplode,
Ok. Vediamo se caricato automatizzato qualcosa. La copia, diciamo, senza doverlo fare ogni volta. Esatto, esatto. Beh, alla fine è quello che fa la pipeline, no? Cioè, sì. Quindi butto okay. Dentro, man mano che carico il mio materiale, è sempre più... Cioè, automatizzo tutto quello che riesco a automatizzare, insomma. Qua ancora non lo vediamo. No, non ha ancora caricato niente. Vabbè, aspettiamo. Comunque, caricato, era quello che mi interessava. Dopo, ovviamente, bisognerebbe andare a vedere... Ah, your site is published. No. Secondo me, ha detto che ha pubblicato, ma... No, mi ha preso in giro. Ti manca una D su index. Ah, vabbè, ma... Però dovrebbe prenderla. Sì, sì. Forse HTTPS. No, non le ho ancora caricate. Vabbè. Peccato, speravo di vederle in tempo reale. Va bene. Ok, questa è la prima parte. Jigsaw, le pipeline, quindi avete visto che in maniera piuttosto semplice riesco a farmi degli automatismi anche molto belli. Ok? Fin qua domande? Vediamo. Mauro? Mauro non c'è. Ciao. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Grazie di esserci. Grazie a voi. Allora, se avete qualche domanda, alzate pure le manine, perché passiamo all'argomento successivo, che è Tailwind, sul quale non mi soffermerò tantissimo, è solamente una piccola infarinatura, giusto per incuriosirvi. Ok, non ci sono domande? No, abbastanza chiaro. Dai, ultimamente sto utilizzando i file YAML e Docker come se non ci fosse un domani. Ecco. Pipeline, quindi mi è stato utile. Sono veramente estremamente utili questi, sì. Questi strumenti. Sì, sì. Allora, vi parlo di Tailwind CSS, è un piccolo excursus che, diciamo, vuole un po' giustificarvi anche il perché se ne senta così tanto parlare. La prima slide che tiro fuori è un altro? Ecco, effettivamente è una bella domanda, nel senso che ce ne sono veramente tanti di framework CSS in giro. Bulma, Bootstrap, che come vedete occupa il 28% del mercato. In questo momento Foundation, Schematic UI, ce ne sono tanti. Hanno caratteristiche diverse. Tailwind, diciamo che ha due principali caratteristiche che a me piacciono. Non sono un espertone, però... la prima è che è molto automatizzabile, nel senso che funziona plugin, è possibile installare dei plugin direttamente con il suo sistema di configurazione, quindi è molto, molto portato alla personalizzazione. È basato su un principio che adesso vi spiego, lo chiama Utility First. È utilizzato abbastanza ed è, come dire, ha un aspetto piuttosto fresco. Cioè, l'unica cosa che io rimprovero, tra virgolette, ovviamente, a Bootstrap, che però quando posso utilizzo alla grandissima, mi raccomando, non è un, come si dice, una critica a Bootstrap, però Bootstrap ha la caratteristica che spesso e volentieri un sito con Bootstrap lo vedete a chilometri di distanza. Non so se avete mai fatto caso. Questa cosa può andare bene, poi ci sono anche dei temi fatti molto bene, anche moderni, che vi danno la possibilità di vedere dei risultati anche molto buoni, quindi anche integrazioni, modifiche, lo svecchiano anche da molti punti di vista, bellissimo, però resta che si fa presto a vederlo. Perché lo vedete? Lo vedete perché Bootstrap ha la caratteristica di funzionare a componenti, non so se avete mai fatto caso. Uh-huh. Cioè avete il componente per la card, la componente per l'input, la componente per il select, alla fine vi fa giocare un po' come con le costruzioni. Uh-huh. Che non è una cosa brutta, ok? Assolutamente non è una cosa brutta, però
quel componente inserito in quel contesto risponderà sempre in quella maniera. Se volete personalizzarlo, di solito sono dolori. Ok? Perché? Perché ci si mette un bel po' a fare tutte quante le personalizzazioni. Allora, che cosa propone Tailwind? Questa è una slide, se volete, ho anche l'articolo originale in cui si parla un po' del mercato, insomma, di quelli che sono anche le share dei vari framework. Vedete che Bootstrap fa la parte del leone e poi ce ne sono tanti piccoli. Mi lascia tanto perplesso no framework e custom framework, ci devono essere degli amanuensi in giro. Comunque, a parte questo, viene detto un utility based. Allora, io ho estratto beceramente quello che è il suo motto. Cioè, lui parte dal presupposto che non vi dice come sono fatti i bottoni, come sono fatte le card, vi dà solamente tutte le decorazioni, cioè smussa l'angolo, quanto è rotondo, la sfumatura, il carattere, tutte quelle che sono le decorazioni che potete dare a un foglio di stile. Vi dà tutte le utility che vi danno la possibilità di rendere quel foglio di stile responsivo, quindi con la possibilità di creare gabbie, griglie. Utilizza Flex questo, come ovviamente un po' come tutti ormai. Utilizza Flex in maniera molto estensiva ed è anche abbastanza facile da imparare, perché adesso vi faccio vedere una cosa abbastanza semplice. Allora, qua non so se vogliamo fare direttamente una prova sul campo. Vediamo qua. Allora, la configurazione, scusate, vi faccio prima vedere il sorgente che si capisce un po' meglio. Allora, io voglio creare una piccola card, ok? Questa card ha una fotografia, un piccolo titolo e quant'altro. Se io vado a guardare come è fatto, i div, mi scelgo io come sono fatti i div, mi scelgo io come è innestato tutto. Tailwind mi dà la possibilità di predefinirmi, ok? Come voglio che venga fuori, come voglio che venga decorato quel determinato elemento. Qua MD è con i due punti vuol dire, sono dei prefissi che servono per dire, questi qua sono le gabbie, quelle responsive, cioè le media query che vengono chiamate nel CSS. Dice che utilizza la gabbia di tipo flex, poi utilizza per esempio rounded, che sarebbe fammelo rotondo, ok? Dopodiché MT sta per margin top 4, margin top a mezz'ero. Vedete, qua sta già utilizzando una parte ereditata, cioè mi dice che normalmente è 4, nei display medium è 0 e in quelli large, scusate, e in quelli, sempre in quelli medium, margin top 0, margin left 6, ok? Questa è la sua maniera di creare la responsabilità. Poi ha una serie di piccole utility che dicono fammelo uppercase, coloramelo. Adesso è un po' più facile, scusate, torniamo qua, è un po' più facile se ve lo faccio vedere sul suo sito. Cioè, se noi andiamo a vedere sulla documentazione, è documentatissima, quindi trovate tutto quanto molto, molto velocemente, molto facilmente. Cioè, questa qui è una polemica che volevo tirare fuori dopo. Allora, cosa stavo dicendo? Scusate. Ok, ecco, cosa interessante, temi e colori. Okay. Ah, scusate, gli screen, vi faccio vedere subito. Questo qui è un file di configurazione di Tailwind. Okay? Me lo posso andare a configurare. Se io dovessi andarmi a riconfigurarmi su Bootstrap le griglie, diventerei pazzo, perché devo prendermi SCSS, modificarlo, cambiargli dove cade, cambiargli quello che lui chiama glutter, anche gli spaziature tra una cella e l'altra, cioè diventiamo un po' matti a fare sta roba qua, anche se ci sono delle utility che ci possono dare una mano. Qua lui semplicemente è tutto parametrizzato.
mi dice che cos'è per lui AMD. Per lui AMD è un display medio-piccolo, 168 punti, qual è il large e così via. Qua sono impostati in maniera classica. Posso andarmi a estendere i colori? Ecco, i colori sono una cosa molto interessante e che dà una soddisfazione piuttosto immediata. Perché? Perché lui, ecco, lui i colori li chiama con i colori dell'Arcomademo, quelli classici, grigio, blu e così via. Mi faccio le mie sfumature e poi posso creare delle sfumature che vanno da 100 a 900, in maniera tale da potergli dare la sfumatura anche che io voglio all'interno del singolo divo, del singolo foglio di stile, no? Vi faccio un esempio. Adesso io vado ad aprire quello del pool di Rovigo. Eccolo qua. Ecco, io che cosa ho fatto? Io utilizzavo il grigio suo, cioè quello standard, più una serie sfumature di blu, ok? Del tema classico. Cosa sono andato a fare? Sono andato semplicemente a prendermi i colori del tema di default. Sono andato a dirgli, prendimi tutti i colori, le sfumature di blu e aggiungici le mie. Ok? 500, 600, 700, 800, le ho fatte tutte quante uguali. Questo blu che mi piaceva, che è poi il blu che ho utilizzato per il gruppo. Ok? Per il pug del gruppo. Okay? Sono andato a modificare due o tre cosettine. Torno sul file di configurazione perché così vi faccio vedere le cose. Allora, installarlo è abbastanza semplice. Perché? Se io voglio andare a configurarlo, non devo fare altro che fare un init-y di un pacchetto npm, perché qui va a registrarselo. Installo Tailwind, poi installo Postfix CSS e l'autoprefixer. Allora, queste qui sono tool più da frontendista, che io credo che qui all'interno, qui siamo più backendisti più che frontendisti, secondo me. Così, se confermatemi. Però l'autoprefixer serve per automaticamente andare a mettermi i prefissi del browser. Sapete che c'è meno Moz, meno Chrome e così via. Li fa in maniera automatica. Il post CSS serve per processare il CSS e fare delle modifiche al volo sul CSS, cioè modifiche scriptate. Il Tailwind init non mi fa altro che crearmi questa cosa che è il file di configurazione di default. Vi faccio notare che questo è il file che poi io qua ho semplicemente moddato, ok, per quelle che erano le mie esigenze. Poi il post CSS ha la possibilità di darmi di caricarmi due plugin. I plugin sono uno Tailwind, che Tailwind a suo modo è un plugin del post CSS client, e l'autoprefixer che viene caricato, che è uno dei pacchetti che ho messo dentro. Mi vado a creare un file CSS che poi vediamo che è anche qua dentro. Non mi ricordo dove l'ho messo qui dentro, dovrebbe essere qua. Sorgenti asset SAS. No, eccolo qua, sì. Vedete? Prende questo e questo lo trasforma lo trasforma poi in un CSS totalmente compattato e sistemato. Cioè pronto per la produzione. La cosa simpatica di Tailwind è che ha anche una serie di plugin collegati al post CSS che vi dà la possibilità di analizzare le vostre pagine e andare a cancellare tutte quelle parti di CSS che non vi servono. Quindi, in pratica, se noi andiamo a compattare il CSS con Bootstrap, diventiamo matti, perché viene fuori comunque un CSS da 100k, 150k, quello che è. Se invece noi andiamo a utilizzare quello di Tailwind, viene fuori 1-2k, quindi viene fuori anche leggerissimo. Quindi con un grosso risparmio anche di spazio. Ecco. Poi, per quanto riguarda la compilazione, vedete questo qui. Ale, scusa. Prego. Non ho capito come fa a diventare di 1-2k. O mi sono perso, io non ho capito. Allora, aspetta un secondo che ti vado a cercare la risorsa. Aspetta, me lo metto di qua. La cosa è abbastanza interessante. Qua intanto non ha caricato niente, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va. Allora, in realtà è una delle cose che mi ha fatto un po' ingolosire di questo sistema. Aspetta che cerco un attimo. Allora.
Allora, credo che venga fatto nel postfix config require. No? Se no vado a prendermelo sul mio. Perché io l'ho utilizzato sul mio sito personale. Allora, gbomba.com/. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, te lo incollo da una qualche parte. Allora, ti servono due cose. Ti servono due cose. Adesso io lo incollo all'interno del Tailwind. Non andrebbe qua. Ok, però te lo metto qua. Serve questo. Cioè, all'interno di questo, qui, nel postfix CSS, dopo questa virgola, va messo dentro questo pezzettino di codice. Ok? Cioè, gli viene detto, se il nodo sta girando come production, ok, analizzami una serie di pagine e dopodiché vai a estrarmi con questa espressione regolare tutti i tag che vengono utilizzati da Tailwind. Okay? Okay. Lui estrae e poi all'interno del CSS lascia solo quelli. Lascia solo quelli, ok. Ok. Figo. Adesso io faccio un po' di self-promotion. Se noi andiamo a guardare network. Ok, carico. Adesso se mi fa fare una bella... Ecco, vedete la dimensione. Vedete che ci ha messo 0 millisecondi? Sì. Vedete, è 12K. Scusate. Vedete, è 12K perché l'ho formattato. L'ho formattato, l'ho utilizzato quel pezzettino di codice, questo l'ho incollato proprio dai sorgenti miei. Ok. Nel package JSON non dovresti aver bisogno di niente. Ok, questo qua. Hai bisogno di questo, del pur CSS. Quindi tu ti metti dentro il pur CSS dentro il package JSON. Dentro il post CSS vai a metterti questo pezzettino qua, che alla fine è una specie di funzione, è una funzione che restituisce dentro questa pagina. Io ho una pagina sola, poi tu ne metterai diverse, puoi andare a prendertela e andare a compattarti ancora di più il tuo codice. Ok? Yes. In questa maniera tu hai solo il codice che ti serve, cioè solo il codice che effettivamente usi. Ecco. Che poi mi sa che il file non è neanche minificato, quindi non si potrebbe ancora... Non credo che gli serva nemmeno, perché quando comincia a essere qualche K, alla fine... Sì, va bene così, sì, sì. Questo è l'esempio di cui ho parlato prima. Bene, questo è Tailwind. Che alternative abbiamo sugli static generator? Qua si apre un mondo, ci sono dei blog post che parlano, ce ne sono decine in giro. Perché effettivamente sono molto semplici. I più famosi in ambito PHP, Jigsaw, per forza. Ecco, apro una piccola parentesi. Per la serie ce le facciamo e ce le suoniamo. Jigsaw è stato scritto dallo stesso che ha scritto Tailwind. Quindi, giramena, sono sempre quelle. Gatsby lo avrete sentito parlare, Jekyll ne avrete sentito parlare. WordPress è uno abbastanza nuovo, è utilizzato soprattutto per la parte documentale, molto, molto, molto utile per la parte documentale. Trovate su questo link qua, è interessante perché oltre ai static site generator ci sono anche altre due o tre cosette interessanti, tipo headless CMS, di cui abbiamo già parlato, e altre piccole cosettine. Poi ce ne sono altri che sono sì generatori statici, ma sono integrati per fare anche altre cose, tipo Nuxt e Next vengono utilizzati per fare anche SSR. Allora, non so se qualcuno conosce la tecnica SSR per la generazione dei siti? No. Ok. Allora, l'SSR è questo concetto qua. Quando uno fa un sito internet e lo fa totalmente dinamico con React, Angular, Vue, quello che volete, il SEO soffre. Nel senso che non indicizzerete mai, nel senso che è troppo complesso per il motore di Google tirarsi dentro e renderizzarsi le pagine. Finisce che il SEO non riesce ad indicizzarlo.
cosa succede? Succede che o fate i siti alla vecchia maniera, quindi con le pagine statiche, è una possibilità, oppure cominciate a utilizzare questi sistemi per fare siti dinamici, però lo fate in maniera un pochino più furba, cioè SSR sta per server side rendering. Ok, allora ho capito. Ok, sì, okay. Sì. Okay. Cioè lui ti prende la tua paginetta fatta in Angular, la pre-renderizza, ok? Okay. Sì, viene sì. Caricata, lui se la tiene lì in cache, ok? Ed è quella che poi lui restituisce al browser. Poi se il browser che lo sta navigando è in grado di renderizzarla in maniera avanzata, quindi può diventare dinamica, bene. Se no la lascia così. Sì. Okay. Viene chiamata procedura di idratazione. Okay. Viene passato prima l'HTML così com'è, statico, così lui si fa le sue analisi e se è un motore funziona. Dopodiché cosa fa? Se è in grado e si accorge che è in grado di farlo funzionare, cosa fa? Lui prende, comincia a iniettargli dentro tutte quante le sue cose, viene reidratato, viene detto, vengono iniettate tutte quante le librerie e a quel punto ritorna la pagina che avete fatto con Angular, React e quant'altro. Sì, sì. Infatti dobbiamo fare una cosa simile con React, per quello ti ho chiesto. Esattamente sì, quello. Devo affrontarla a breve. Okay. Next.js e Nuxt.js. Next.js è famosissimo per React. Nuxt.js è Next.js fatto con Vue.js. Okay. Né più né meno. Ecco. Una parte che vi avevo promesso che, ma non volevo neanche trattenervi più del dovuto, perché siamo già fuori tempo, una parte che è molto interessante di cui vi avevo parlato, vi avrei parlato per questo tipo di siti, sono i tipi di hosting. Ci sono degli hosting che sono fatti apposta per il Jamstack, sono fatti apposta per ospitare questo tipo di siti statici. Uno dei più famosi, alla fine sono due quelli grossi che fanno queste cose, oltre ovviamente ai classici, non so, Google piuttosto che Amazon, piuttosto che Azure, questi sono due concorrenti, hanno la possibilità di darvi, vi danno tanto spazio, vi danno tante cose gratuite, quindi sono molto golosi da questo punto di vista. Se le utilizzate solamente per le pagine statiche, sono abbastanza, come si dice, allineabili a quelle che sono le GitHub Pages, alla fine sei lì. Sì, però questi danno anche delle piccole cose in più, cioè hanno un loro client, hanno delle CDN planetarie ben distribuite, quindi sono molto, sono fatte bene, fanno le pipeline sono più semplici, perché per esempio Netlify ti dà la possibilità di dirgli semplicemente qual è Jigsaw, per esempio, e gli dici fammi girare questo, installami i pacchetti, fai così. Invece, per esempio, avete visto che far girare le pipeline direttamente con GitHub, cioè, ci vuole un pochino più di occhio, ecco, non è proprio una cosa che si digerisce immediatamente. Dopodiché loro ti danno una serie di altre piccole feature, alcune gratuite, che hanno un tier gratuito, poi pian pianino diventano a pagamento, e sono varie integrazioni con i vari provider di servizi per i sorgenti. Form, per fare piccole form personalizzate, serverless, questo va tantissimo negli ultimi tempi, cioè dare la possibilità di far girare delle micro funzioni, lato server ve lo fanno girare da loro, in maniera tale che voi non avviate proprio la parte server, e Netlify vi dà anche la possibilità di fare autenticazione, quindi vi danno un piccolo provider OAuth e cose di questo genere. L'altro invece, che anche a sua volta è sempre piuttosto interessante, è Zeit. Fa più o meno le stesse cose. Hanno in più, alla fine sono abbastanza sovrapponibili, la cosa in più è che lui in maniera automatica ha un provisioning che si accorge della maggior parte dei tool che utilizzate, quindi se utilizzate Angular, se utilizzate Jigsaw, se utilizzate WordPress, se ne accorge da solo e si prepara la pipeline da solo. Alla fine stringi, alla fine più o meno la pop è quella. I tier sono anche quelli molto simili. La parte serverless, per la parte serverless probabilmente qualcuno ha un linguaggio più dell'altro. Sapete comunque, se conoscete l'ambiente serverless, che la maggior parte del serverless gira prettamente su Node. Quindi gira e mena sempre quello.
Ringraziamenti, ringrazio il GRUSP per averci dato la possibilità di avere di fare la call con direttamente con Zoom. E questi sono i nostri riferimenti. Potete fare riferimento a me. Dopo farò una piccola paginetta. Anzi, lo facciamo live, così facciamo qualcosa che anche abbia un senso. Cioè, noi adesso andiamo a farci un bel nuovo file, si chiama 2020.04.15.md. Ok? A questo punto vado a prendermi 2020, mi vado a prendere questo. Ok, copio così. Va bene. Allora, 2020. 4.15. Oggi si chiama introduzione a layout content, fast description, anche qua mi sono perso, incontro online, lasciamogli il tè, va bene, category feature, featured, sì, ok. E qua ci mettiamo i contenuti del meetup. Datemi un secondo. Okay. Bene, e qua poi vediamo. Scusate, ma in MD non è che scriva tanto spesso. Quindi vado a fregarmi un bel link da qualche parte. Non ho neanche utilizzato il link, fantastico. Allora, vi metto il meetup, il package che vi ho fatto, non è questo. Scusate, comincio a chiedere un po' di roba perché mi sto perdendo. Via questo. Ok. Allora, questo è... Mi serviranno questi due link qua. E poi le link alle slide. Sì, scusate, le slide qua. Allora, entriamo in modifica. Ecco, fantastico. Benissimo. Allora, scusate, cambio il... Allora... Questo qua si chiama introduzione. Perfetto. Ok, salve. Mi sto incarinando con una etichetta. Incontro online 2020. 0415 UGRO e salviamo. Ci entro. Ok, share. Come copy leak deck? No. Ok. Si chiama deck, non si può chiamare deck. Scusate, ma lo sta chiamando deck, che non dovrebbe chiamarlo deck. Che dopo, se lo cambio, non lo trovate più. Apple feedback, tac, eccoti qua. 2020. Introduzione, ok, la mia dislessia non ha vinto, perfetto, ok. Ok, questi sono i due link. Allora, slide, qualcuno si ricorda come è fatto un link? Ah no, lo prende in automatico. Slide.
Allora, sorgenti, ok. Allora, il link dovrebbe essere fatto così. Non so se ci va a spazio link tra quadri all'inizio, boh. Mi pare che funzioni così, sai. Okay. Beh, casomai lo rifacciamo. Sì, no, no, vado a ricordi lontani. Ma mi sembra che il render tenga, quindi mi sembra che tenga bene. Sì, infatti. Ok, bene, allora. Git and sources. Scusate, sono al posto sbagliato. Ok, oh, mi ha tirato dentro anche il punto idea, vabbè, lo stesso. Ok, bene, ottimo. Ecco, allora, quindi io ve le ho pushate, tra poco dovrebbero comparire direttamente online. Scusate. Benissimo, sta... Vedete, sta compilando. Ah, le ha anche già pushate. Avevi un link su 30 ottobre 2019. Avevo un link? Sull'articolo 30 ottobre 2019. Ah, può essere, sì. Eccolo qua. Eccolo qua. Beh, sì, vabbè, ok. È venuto fuori. Comunque in qualche maniera è venuto fuori. Adesso, tra un po', dovrebbe comparire. Spero. Andiamo. Ha pushato. Ok. Quindi se noi andiamo qua, code. GitHub Pages. Un minuto e go. Vabbè, l'ha chiamato così. E, vabbè, intanto... Sappiamo che l'ha renderizzata, la caref è venuto fuori bene, sì, sì, ok. E niente, si tratta di aspettare che si decida, eccolo qua, eccolo qua. Benissimo. Quindi abbiamo fatto anche la prova live. Pratica. Ok, dopo qua magari metterò qualcos'altro, perché qua abbiamo due teiere. Ecco, una cosa che ho sbagliato è che, vedete, ho messo featured, scusate, questo è quello di oggi, chiudo gli altri, 2020, featured, true, qua abbiamo false, perché sennò me lo metto in prima pagina, ok? Questo, quindi questo è a posto, dopodiché magari se io volessi andare a non so, about, non credo che ci interessi, lo chiamiamo, mettiamo jam, top, e rifacciamo. Quante volte l'ho scritto stasera? Bene, adesso aspettiamo che carichi. Nel frattempo che lui carica, perché dovrà compilare tutto, apro i microfoni a tutti e question time, direi. Ok. Beh. Beh, la prima butade
mi sono permesso di analizzare con page speed. Ah, cadi, con me cadi malissimo. No. È che giustamente parlavi di CSS molto compresso con Tailwind. Sì. E su restituisce un, per carità, ottimo, ma penoso rispetto alle aspettative che mi ero fatto, 56 punti su 100. Quindi... Ma su quale sito? Su questo, sul vostro Pugo di Rovigo. Alla... Ah, non l'ho mica compattato questo però. Ah, non l'hai compattato? No, okay. Questo non è, questo è un'altra catena di compilazione. Perché okay. Qua, se tu guardi su questo, io la catena di compilazione non prevede il post CSS. Vedi qua non c'è il post CSS, non l'ho inserito qua. Ok, ok. Perché, più che altro per pigrizia, perché dovrei andare a modificarmi il webpack, metterlo in catena, tirarlo dentro e ricompilarlo utilizzando probabilmente, eccolo qua. Probabilmente mettendolo qua dentro dovremmo anche riuscire a farlo. Sai qual è il problema? Il problema è che qua io dovrei andare a mettere dentro, vabbè, a parte che devo installare l'autoperfixer, che credo che qua non ci sia, quindi dev dependencies, beh, vabbè, ci sarebbe, lo ci mette dentro, qua dovrei andare a mettere quel pezzettino di cui ci parlavamo prima, no? Sì. Che poi in realtà l'ha già fatto, sources folder, però bisogna che tiri fuori, bisogna tirar fuori tutti quanti i tag, perché io su quello là te l'ho fatto vedere con una index, però lui in realtà dovrebbe andare qui dentro e guardarseli tutti, pure non qua, ma qua. Ok. Andare a prendere questi e andare a, scusate, non c'entra niente, andare a prendere il blog, guardare dentro, capire quali sono i tag, tirarli dentro, quello andrebbe un po' ottimizzato. Io l'ho preso e caricato così com'era. Le uniche vezze che mi sono fatto sono stati quelli di farmi arrotondare l'header, mettergli le sfumature, utilizzare delle belle risorse, insomma, ecco. Non me l'ho messo in index. Ah no, scusami. Vediamo. Ecco, sì, adesso l'ho fatto funzionare. Ok, adesso c'è. Benissimo. Sì, non credo che sia... sia particolarmente ottimizzato, anzi credo che ti tiri giù una marea di roba. Vedi, 2,6 MB non dovrebbe mica farlo, dovrebbe tirar giù. Beh, a parte che ci sono i font, qua è stato di chi ha disegnato questo tema si è tirato giù un infinito di font, perché qua bisognerebbe cominciare anche a dropparli i font che non vengono utilizzati, per esempio, perché lui ha tirato dentro, sai che i font hanno anche i vari grassetti, queste robe qua. Sì, sì. Bisognerebbe, lui qua, vedi, si è tirato dentro 300, 800i, 400, 400i, 700, tutti. Questi andrebbero tolti, per esempio, no? Che poi fanno sì che si scarichi una valanga di roba. Questo qua in cache, aspetta che proviamo a vuotare la cache, vediamo quanto è. Effettivamente però è abbastanza compresso lo styling, perché è un K2. No, ma c'è CSS Family, scusami, font Google. È una stupidata. Vedi, 120k è enorme. Non l'ha compresso. Cioè, dentro c'è l'infinito e oltre c'è tutto, persino i commenti. Quindi okay. Qui qua bisognerebbe proprio andare a compattarlo per bene. E non... Secondo me non è stata fatta questa parte qua. Potrebbe essere interessante per la prossima volta abilitarlo fatto bene, perché 120k sono inaccettabili, dovrebbe essere comunque più. È solo la versione mobile, vabbè, il strumento PageSpeed divide tra dispositivi mobili e desktop è 100 su 100, quindi il lato desktop è perfetto. Lato dispositivi mobili invece visualizzazione dei primi contenuti 5 secondi e 2. Beh, tieni conto di una cosa, che qua è stato fatto veramente in maniera abbastanza becera al menu. Sì, il menu è incluso. Se vi guardate il menu in questo tipo di tema, è incluso separato, renderizzato a parte, quindi in realtà qua non hai un menu che si adatta alla visualizzazione, hai due menu, uno che compare in una maniera, uno che compare in un'altra. Per carità, sono cose che faccio anch'io, che non è che sto cercando di vendere cose fantasmagoriche. No, ma guarda, ho voluto fare proprio le pulci perché mi ha... È molto interessante questa renderizzazione delle pagine statiche, e quindi me la stavo immaginando in un progetto che già ho in piedi. Sì, beh, questo beh, sicuramente riesce a fare delle cose fatte molto,
cioè, riesci a fare. Soprattutto, sai qual è la cosa bella? La cosa bella è che se tu hai un CMS dietro, come WordPress o altri CMS, non è che cambi da WordPress a Joomla o altro, perché il principio è sempre quello. Tocchi una cosa da una parte, si sposta tutto dall'altra. Sì. Quindi andare a ottimizzare quello di solito è un macello. Ottimizzare questo invece, che invece hai proprio un processore, è più semplice e soprattutto riesci a fare le cose in maniera più, come dire, deterministica. Quindi viene fuori sempre uguale. Una volta che l'hai ottimizzato, è ottimizzato, hai capito? Tra l'altro potresti anche fare, ed è una cosa, sarebbe una cosa interessante, ecco, tieni conto che io non sono un frontendista, potrebbe essere molto interessante, per esempio, andare a fare i test direttamente sulla Mac, cioè mettere nelle pipeline anche il test delle page speed. Sai che mi hai incuriosito? Sicuramente, scusa YouTube, Actions. Sarebbe più anche un processore che appunto processi le immagini e le riduca durante la build, che quello è il problema maggiore per i dispositivi mobili, no? A volte. Beh, tieni conto che tutto quello che ho qua è SVG, eh? Quindi secondo me potrebbe caricarlo ancora di più. Sì. Se possibile. Allora, vediamo. Beh, abbiamo clienti che mettono immagini ambientali di 20 mega. Beh, uno vuole vederlo bene. Sì, infatti. Poi da mobile finisci 2 giga in 3. Vabbè, anche questo è esplosito. PageSpeed. Guarda. Sapevo che c'era già. Figo, figata. Vedi? Questo qua si potrebbe anche inserirlo. Adesso ti posso... adesso, Alexander, per risponderti un pochino più precisamente, no, oltre, alla parte, di ottimizzazione, che quella non ho... non l'ho guardata proprio, però ci si può dare un'occhiata, perché effettivamente 120k sono un po' troppo pochi per il CSS, mi pare strano che non l'abbia compattato a dovere. Se tu guardi, questa qui è un'action che è stata fatta apposta per far girare le page speed direttamente dal tuo server. Come potresti integrarlo questo? Questo potrebbe essere integrato così. Tu gli metti uno step che effettui anche una valutazione, no? Del page speed. Se tu guardi, come tu dicevi, il threshold... tu metti, allora, io dovrei fare uno step per modalità mobile, poi uno step per la modalità desktop, per esempio, no? Mm-hmm. O non so se ci sia anche tablet, però ti fai questi step qua e dopodiché gli metti anche un threshold. Se il threshold non combacia, per lui questa azione dà esito negativo e quindi evita di proseguire, si interrompe. Quindi tu potresti fare che il page speed va su in automatico, no? Scusami, ti fa il test in automatico. Se non raggiunge il threshold che tu ti sei imposto, ok? Abortisce e non ti pubblica il materiale e ti manda un'email, ovviamente, perché poi lui ti avverte. Certo, ti avverte. Quindi se tu questo potrebbe essere molto interessante, perché se tu hai questo come obiettivo, cioè quello di avere le pagine molto veloci, e una volta ti sbagli, carichi, non hai fatto il test fatto bene, non l'hai fatto completo, qui il test lo scrivi una volta, se va male non ti pubblica niente e quindi non ti sputtani neanche, scusa il termine, non vai neanche a rovinarti magari delle indicizzazioni. Mm-hmm, certo, questo è molto interessante. Ecco, però posso andare un'altra volta, cioè lo potremmo guardare. Questo è interessante, molto interessante. Sapevo che c'era qualcuno che faceva i test per queste cose qua. Probabilmente ci sarà qualcosa anche per le immagini. Immagine Optimizer, cosa vi ho detto? Vedete? Sì. Cioè, questo qua fa l'ottimizzazione diretta delle immagini. C'è lo stesso tool che usa Google. Scusa? Sembra dal nome l'optimizer che ha l'estensione di Chrome per ottimizzare le immagini. Ah, può essere. Qua sta utilizzando questo, che probabilmente è un... Forse lo usano, vedi, Shopify anche, sì, ok. Sì. Sarà lo stesso motore, figurati. Sì, infatti. Image action, generate image, HTML, CSS. Resize action.
Sì, beh, qua trovate il mondo. C'è parecchia robetta. Poi tenete conto che io adesso, non so, vado, prendo quello di prima, prendo questo, vado sul suo repository, pare che me lo posso clonare e farmi il mio, però se guardate, è tutto sorgente aperto, eh. Qua è tutto quanto scritto, questo è un modulo di Node, perché sono tutte quante fatte in Node queste cose qua, vedete, modulo export, però uno se lo può anche scrivere volendo, se non... però la parte bella è che è automatizzabile. Poi carino anche il fatto che si possa anche scegliere la versione, quindi ogni volta che viene fatta una versione loro ti danno... Sì. Alex Vianex vuole che andiamo più piano. Ah, ho premuto per sbaglio. Ah, ecco. Ma ancora un po' fa, però. Sì, decisamente. Tipo... non l'ho visto, scusate. Un'ora fa. Era troppo preso, Alex. Sì. Ecco. Va bene. Ecco, va bene. Se avete altre domande, o comunque ci sentiamo... anche successivamente, non è assolutamente un problema. Sì, dai, organizziamone un altro il prima possibile, no? Ecco, io volevo dirvi a tal proposito una cosa. Il GRUSP, oltre a fornirci generosamente Zoom a pagamento per poter fare le nostre chiacchierate, che ringrazio ancora, e oltre a passarci anche moltissime informazioni e quant'altro, ci ha spronato a fare due cose. Con il fatto che siamo tutti quanti chiusi in casa, cioè chiusi insomma dalla pandemia a casa, ci ha dato due idee. La prima è quella di organizzare dei talk cross PUG, quindi non so, PUG di Milano, Roma, Bologna, Catania, ce ne sono tanti di PUG, li trovate tutti quanti dentro lo Slack del GRUSP. Dentro GRUSP trovate PUG trattino la città, ne trovate una valanga. Quindi se conoscete qualcuno di qualche altra città che vuole partecipare, che vuole creare qualcosa con noi, liberissimi. Questo è un primo invito. Comunque penso che anche se non torneremo non penso che torneremo immediatamente nel giro di poco alla normalità, comunque ci sarà un periodo di transizione e questo strumento potrebbe anche rimanere, secondo me, per un bel pezzo. Perlomeno. Altra cosa, loro stanno organizzando per il 14, per il 15, non sanno ancora bene, o due giorni, o mezza giornata del 14, mezza giornata del 15, quello che era il vecchio PHP Day che è stato spostato a settembre, se non sbaglio. E vogliamo portare qualcosa? Volete portare qualcosa? Ci organizziamo? Pensateci. Sì. Perché no. si potrebbe organizzare anche qualcosa di gruppo, eh? Cioè magari uno parla, ma il materiale lo organizziamo, tipo, non so, io faccio le slide, faccio le slide, preparo un po' di cose, uno fa il sorgente, l'altro parla, cioè, facciamo una cosa corale, insomma, ecco. Potrebbe essere interessante anche come visibilità, sia per il gruppo, ma come visibilità personale, come soddisfazione, è una bella esperienza, anche se avere la platea di 100 persone davanti al convegno è un'altra cosa, però è un'esperienza anche quella. Rifletteteci un po', magari entro una decina di giorni ci sentiamo. Alexander, scusami, mi scrivevi, ripeti o scrivi l'URL, mi dicevi? Sì, del vostro sito, però poi l'hai ripetuto un paio di volte, quindi l'ho trovato anch'io googlando, non è stato un problema. Ah, va bene. Ok, scusami. Ma... No, tranquillo. Ecco. Va bene, qua poi ci sono un po' di difetti, se qualcuno ha voglia, vedete blog, me lo sono mangiato. Vabbè. Però vedete, è molto simpatico perché ha tutto quanto già paginato, gli articoli, se voi andate a guardare, ci ha messo feature, ci ha messo i tag in maniera automatica, è molto carino. Qua i link funzionano, dovremmo esserci, vediamo, li ricontrollo l'ultima volta. Sì, l'impressione che mi ha dato il tool, se posso dire la mia, è appunto che non hai un back-end come un CMS, ma è come se il back-end ce l'hai nel codice perché è abbastanza facile e intuitivo, quindi basta una lezione anche
fatta ad uno che non ne sa molto di codice, eccetera, per renderlo allora, autonomo nel creare articoli, che... categorie, eccetera. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, che mi ero promesso di dire, ma mi sono dimenticato, grazie della domanda, è che le collezioni possono estrarre i dati, cioè estrarre anche le pagine, anche da delle API. Quindi se tu ti fai un piccolo backendino, non lo so, con WordPress o qualcos'altro... Puoi richiamarli. Esatto, puoi richiamarli, cacciarli dentro e rispararli fuori. Sì, sì. Quindi ci sono tante possibilità da questo punto di vista. Sì. Io ho visto anche, ci sono dei CMS, adesso qua si va un po' più sull'estremo, un pochino più sul nerdeggiante, mi sembra un po' troppo, personalmente. Però se a uno piace può anche farselo. Ci sono dei sistemi, ci sono dei piccoli CMS, guarda te lo faccio anche vedere visto che siamo ancora questo qua. E qua secondo me il passaggio è tanto oltre, però è un CMS statico, ok? Che cosa fa? Lui ti fa, adesso ti dico quello che ho capito io, poi magari mi smentiranno, però non credo che stiamo tanto là. Tu ti crei con Gatsby o con qualcos'altro il tuo sito internet, installi questa specie di CMS, questo CMS non è altro che un mega JSON, JSON è fatto in JavaScript, quindi è una backend in JavaScript. Quando lui viene a fare le modifiche sull'MD, per esempio, va ad agire direttamente su GitHub, quindi fa dei commit direttamente da browser. Pensate. Okay. Quindi è statico, ma fino a un certo punto. Quindi volendo potresti anche farti usare il Git come gateway, hai capito? Sì. È un po' estremo. Però, ci si potrebbe anche pensare, ecco. Secondo me la cosa più interessante potrebbe essere quella di avere una backend più classica in cui la gente scrive dentro, dopodiché ha un pulsante di pubblicazione e la pubblicazione fa partire la pipeline. Classico. E butta dentro. Anche. Sì. Ogni volta che avviene la pubblicazione, lui pubblica, renderizza l'intero sito o si accorge delle modifiche e renderizza quindi solamente le pagine modificate? Secondo me renderizza tutto da zero. Però io non ho guardato i sorgenti, quindi ti direi una stupidata. Io credo che ci sia un margine di ottimizzazione perché Blade di suo ha una parte di caching, quindi non renderizza le stesse cose due volte. C'è una parte di cache se tu lo renderizzi con Laravel. Credo che possano averlo utilizzato, non lo so, è possibile. È possibile che lo faccia, non ci conterei tantissimo. Probabilmente strumenti un pochino più blasonati, perché devo dirlo, Jigsaw è uno strumento abbastanza base, se vuoi, semplice, molto efficiente, basato in PHP, quindi è per qualcuno che ha dimestichezza con PHP, perché spesso questi tool qua sono fatti per programmatori, ok? O comunque per qualcuno che abbia dimestichezza con quel particolare tecnologia. Ci sono strumenti più raffinati, è probabile che Next.js, Nuxt, Gatsby, Jekyll siano un pochino più raffinati come ragionamenti. Ecco. E... domanda. Ale, scusa, io vi lascio, vai. Devo andare. Ciao. Scusate. No, grazie a voi, scusate. Ciao, grazie ciao, mille. Giornata, ciao. Alla prossima. Ciao. L'ultima domanda e poi concludo. È possibile che questo possa funzionare anche all'interno di un pannello Plex, quindi un hosting con Plex? Allora, sicuramente sì. Beh, il risultato sicuro. Cioè, il risultato sì. No, no, dico immaginarlo proprio come un CMS che crea contenuti statici che però sta lavorando all'interno di un pannello Plex, quindi un banale hosting che troveresti anche da qualche altra parte. Allora, è tanto che non uso Plex, è tanto tempo che non uso Plex, e si è evoluto tantissimo. Non penso che, siccome ho visto anche che ha la possibilità di utilizzare Node, potrebbe avere qualcosa di pipelining, però potresti fare una cosa leggermente diversa. Ci sono dei servizi come GitLab, per esempio. GitLab ha già, per conto suo, le pipeline, sempre con un file YAML, abbastanza simile a quello che ti ho fatto vedere.
Ok. Dai. Forse anche da un certo punto di vista più maturo, perché è tanti più anni che ha le pipeline GitLab rispetto a GitHub, ok? Tanti più anni. GitLab, non so se lo sai, si può installare anche in locale. Ok. Ok. Quindi puoi lavorare su due versanti. O ti fai un'installazione locale di GitLab, usi le pipeline di GitLab per pushare le cose su Plesk. Oppure, perché c'è magari chi vuole dire io ho i miei sorgenti, me li voglio tenere all'interno dell'azienda, non voglio pubblicarli. Ok. Okay. Ci sta. Oppure potresti utilizzare, e ci sono, adesso torno su quella famosa pagina che continuo a chiudere e ogni volta me ne pento. Actions. Cioè, un action che ti permette anche di pubblicare attraverso FTP su uno spazio. Bravissimo. Guarda, ci scommetto che adesso troviamo FTP. Scusa, non è questa la pagina. Assicuro. FTP lo trovo. Ah sì. Quindi... FTP, SFTP, comunque tu tieni conto che tu hai una macchinetta Linux sotto quando lui fa la pipeline, quindi se non lo fai con questo te lo fai con uno script, sei sempre lì, ecco, però vedi c'è già l'azione, già fatto. Ottimo. Non so se ci sia proprio direttamente il Plesk, no, ancora non l'hanno fatto, ma sicuro se la Plesk ha delle API sarà sicuro che ci sarà qualcosa, però guarda, ce ne sono. No, ma c'è già l'FTP. C'è già tutto. Quindi puoi già farti delle integrazioni anche con il Plesk, quindi già automatizzartele via con il Plesk. Ottimo, grazie. Niente, figurati. Ascoltate, vi ringrazio, vi lascio andare. Vi ringrazio tutti quanti per avermi ascoltato. Grazie. Ci sentiamo, se avete domande, altre cose, se ci sono altre riunioni, ve lo comunico via messaggio e via Meetup, ok? Va bene. Okay. Grazie ancora Ale, e complimenti per la presentazione. Grazie mille. Buonanotte. Grazie a tutti quanti. Ciao, buonanotte. Ciao.